Ad Ascoli l'ennesimo capitolo di una stagione iniziata male che sta continuando anche peggio con una sconfitta in un delicatissimo scontro diretto che complica maledettamente la strada dei giallorossi verso la salvezza, anche se il ritardo dal quart'ultimo posto è rimasto invariato a 5 lunghezze. Ma è difficile, stando così le cose, guardare al futuro con un pizzico di ottimismo, e non solo perché i prossimi avversari del Lecce si chiamano Inter e Fiorentina e il rischio di restare a secco di punti e quindi di veder dilatarsi a livelli ancora più preoccupanti il ritardo dalla zona salvezza è concretissimo, ma soprattutto perché in campo la squadra sembra avere l'encefalogramma piatto, non dà segni di reazione, non dà segni di vita. I segnali di risveglio intravisti contro il Livorno ad Ascoli sono stati drammaticamente spazzati via. Netta la differenza di determinazione, di cattiveria con cui Ascoli e Lecce hanno affrontato la partita. Da una parte una squadra, quella marchigiana, determinata a non lasciarsi sfuggire l'occasione per portare a 10 i punti di vantaggio su una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Dall'altra un Lecce che non solo non è riuscito a mettere in campo la stessa determinazione, ma che una fisionomia di squadra proprio non ce l'ha. D'accordo, il gol a freddo, ma c'era un'intera partita per recuperare e le assenze con cui Baldini ha dovuto fare i conti si sono fatti sentire, ma sono attenuanti che dopo 21 partite di campionato lasciano il tempo che trovano. Il Lecce dopo 5 mesi è ancora alla caccia di una sua fisionomia, di una sua identità, e giocando come ad Ascoli davvero non si vede come possano fare i giallorossi a recuperare i 5 punti di ritardo che hanno nei confronti di squadre che, pur avendo problemi, in campo comunque lottano, nella salvezza ci credono. Il Lecce invece dà l'impressione di non crederci neanche più, e le parole di Baldini a fine partita sembrano quasi una dichiarazione di impotenza. Mi spiace perché l'importante oggi era fare un risultato positivo, bastava anche un punto per dare il morale, per dare classifica. Dispiace che pronti via abbiamo preso questo gol che sicuramente non ha aiutato la squadra a trovare fiducia nelle proprie possibilità. Non si riesce a dare proprio continuità alle prestazioni, qualsiasi sia l'assetto in campo della squadra. Oggi eravate abbastanza prudenti. Ma come ti ripeto, io le sto tentando tutte perché voglio fino alla fine cercare di poter essere utile alla causa del Lecce. E quindi mi sono messo a disposizione proprio totalmente, anche a volte a rinunciare, non dico alle mie idee, ma di giocare il calcio in un certo modo, purché il Lecce venga fuori da questa situazione. Adesso sembra oggettivamente più difficile riuscire a raggiungere questo traguardo della salvezza. Ma sicuramente in questo momento le cose sembrano ancora più brutte, però finché la matematica non ti condanna bisogna lottare per rispetto dalla gente che vuole bene a Lecce, per la gente che soffre per il Lecce, quindi noi, io almeno personalmente lotterò fino alla fine con le mie forze. È un match amarissimo quello che Lecce affronta senza gli squalificati Ledesma, Diamutene, Valdés e gli infortunati Pinardi, Conan e Sicignano, oltre a Giacomazzi. Il calice è velenoso, i giallorossi lo bevono subito dopo appena 4 minuti, quando basta un lancio dalle retrovie di Comotto per mettere Ferrante, che forse si aiuta in maniera irregolare su Pecorari, al faccia a faccia con Benussi, che l'attaccante marchigiano non fallisce. Un film già visto tante volte quest'anno: al primo affondo gli avversari passano subito, ci sarebbe un'intera partita per rimediare, ma questo Lecce è sconfortante, anche perché il gol a freddo manda all'aria i piani tattici dei giallorossi, che questa volta Baldini ha schierato con un atteggiamento prudente. La reazione dei salentini al vantaggio marchigiano proprio non arriva, anzi la squadra a costruire di più è quella di casa, che infoggia e fini due spine acuminate per la retroguardia salentina. Per la reazione del Lecce bisogna attendere la mezz'ora, ma è proprio un anno no, visto che sulla bordata a botta sicura di Del Vecchio Coppola si diverte a fare il fenomeno. È il momento migliore del Lecce, quello in cui i giallorossi danno l'impressione di voler provarci ad evitare una sconfitta che sul morale e sulla classifica promette di avere effetti devastanti. Ma al 36esimo l'Ascoli di fatto chiude già il conto, basta provare a spingere un po' a Lecce per perdere gli equilibri e lasciare campo libero agli avversari. La difesa giallorossa si esibisce in versione colabrodo, Foggia è libero di impostare, Fini di rifinire e Bielanovic di battere Benussi, un museo degli orrori che spinge drammaticamente in fondo alla classifica questo Lecce, che dà l'impressione di essersi ormai rassegnato al peggio. Baldini si gioca subito in avvio di ripresa la carta Saudati in campo al posto di Giorgino, e l'avvio sembra anche promettente, ma il Lecce non ha la cattiveria di chi ci crede veramente in quello che fa. Il predominio territoriale dei giallorossi è sempre sterile, mai incisivo, e la musica non cambia nemmeno dopo che Baldini, inserendo Camerani per Angelo,
Pizzolo decide di passare al 4-2-3-1. Lo spartito dei salentini è sempre il solito, anche dopo che al 18esimo l'Ascoli resta in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Del Grosso. Il Lecce ha solo un sussulto, un paio di minuti di forcing che crea qualche imbarazzo agli avversari, ma dura poco. All'Ascoli basta riorganizzarsi un po' per tornare a non soffrire contro Lecce, che al 24esimo registra l'espulsione per proteste del team manager Zanotti. Anzi, potrebbe scapparci anche il terzo gol dell'Ascoli contro un Lecce che sembra proprio in coma profondo, condannato a un destino che al momento appare ineluttabile. Eppure, quelle 17 partite che mancano alla fine del campionato, qualche speranza sembrerebbero ancora darla, a patto però di cambiare radicalmente. Direi che il primo tempo siamo scesi in campo troppo contratti, troppo titubanti, non lo so, e questo ci ha condizionato un po'. Stiamo pagando un po' di livello psicologico, non lo so. Sicuramente nel primo tempo non abbiamo fatto niente. Abbiamo dimostrato di essere inferiori all'Ascoli sul campo e come carattere, quindi c'è da rimboccarci le maniche veramente molto, però, non come una frase fatta.